Buona giornata, Eleonor. Oggi sto facendo una lettura riguardo l'oroscopo in termini tarologici e astrologici, quindi è una lettura che ha a che fare con tarologia, astrologia, però, come sapete, è solo una visuale generale della situazione, tanto come posso fare una lettura riguardo una nazione. Quindi, tenete presente questo. Allora, primo segno, Ariete. Dovete sapere che l'Ariete ha la carta dell'invisibilità. Quindi avrete delle sorprese, cose che non vi aspettate, novità, cose che possono essere belle e brutte, però cose inaspettate. Toro, ci sono delle cose che non vanno. Scoprirete qualcuno che vi ha tradito, qualcuno che vi voleva fregare, qualcuno che ha creato degli escamotage per fregarvi, insomma. E anche ladri, ladri sia nel senso figurato che esoterico, sia possono essere ladri a livello di energia, perché ci sono anche questo tipo di rituali. Allora, poi abbiamo Gemelli. Concluderete dei contratti, sarà comunque un mese positivo perché raggiungerete alcuni obiettivi. Cancro, una donna vi aiuterà, una donna abbastanza anziana rispetto a voi, una donna che può essere anche del vostro albero genealogico e vi aiuterà a raggiungere certi obiettivi. Poi passiamo al leone, io direi buone novità, situazione positiva, denaro in entrata, situazione positiva anche in famiglia. Poi andiamo alla Vergine, attenzione perché c'è un uomo che è disposto a creare dei danni a voi, quindi state attenti. Poi Vergine. Abbiamo la no, scusate, bilancia. Abbiamo la montagna, capovolta, in questo caso una soluzione difficile da trovare è stata trovata, i problemi sono stati risolti oppure in via di soluzione. Scorpione, incontri con persone che non vedete da tempo, incontri con parenti, incontri che porteranno buone novità. Poi, Sagittario, attenzione a certe persone che vogliono fare i furbi e quindi cercare di rovinarvi. In questo mese state attenti. Capricorno, uscite di soldi e perdite in qualsiasi campo è possibile che vi siano. Acquario, buone notizie, possono essere anche figli o comunque parenti o comunque crescita dell'albero genealogico. Poi abbiamo i pesci, buone novità, quello che volete molto probabilmente avverrà.